Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo nuovo episodio della Disney Princess Challenge. Allora, i letti a castello sono capitati a fagiolo mentre siamo ancora con la nostra prima generazione, in realtà siamo già alla seconda, ma insomma abbiamo ancora i fratelli di Ella in casa, neanche. E quindi ho sostituito i letti che c'erano con i letti a castello, non perché mi convenisse a livello economico, perché ho speso di più, ma perché volevo che avessero un po' più di spazio. Ho messo questi 6 letti di colori diversi e qui nell'angolo sono riuscita a ricavare un piccolo bagnetto, ma proprio piccolo, però insomma per avere un water e una doccia in più, perché ho visto che comunque serve. Tecnicamente dovrebbero anche avermi risolto il problema degli aspirapolveri, di questi qua, dei Roomba. Quindi speriamo e stiamo a vedere. Ad ogni modo, io sono appena entrata in gioco. C'era la festa di compleanno, se vi ricordate, che è... No, aspetta un attimo, va. Che è terminata, quindi... Direi che nel frattempo Ella può servire la colazione. E tu, che sei parte del problema, perché un po' di casino l'hai fatto anche tu, me li vai a ripulire. Fra poco è il compleanno di Ella, vediamo quanto manca. Un giorno, quindi in questo episodio vediamo Ella diventare giovane adulta. E pian pianino subentrerà alla madre come leader indiscussa. A livello, diciamo, familiare. Allora, io quale gambe devo tagliarti? Quelle davanti o quelle dietro? Come se fosse un animale a 4 zampe. Allora, tu sei di uno zozzume quasi disgustoso. E il bello è che non so perché. Quella è la parte comica di tutta la faccenda. Ad ogni modo, il terzo bagno sta già tornando utile. Se avete tutti pazienza, mezzo nanosecondo, lei prepara la colazione. Grazie tante. Vai, prendi, ok. Cioè, ragazzi, non è che non mangiate da 6 mesi, eh. Quindi dovete assolutamente approvvigionarvi, altrimenti morite di stenti. Mica capito. Vabbè, nel frattempo chiamiamo tutti, anche perché tutti hanno fame. Mamma Bianca può aspettare un attimo. E niente, cominciamo a curare il giardino mentre i nostri figli fanno colazione. Ho visto che qua dietro c'era non solo da strippare le erbacce, ma anche da far evolvere qualcosina. E in questo episodio volevo andare avanti con la carriera, se ci riuscivo, e soprattutto con l'aspirazione anche di Ella. Raccogli i fiori. Fermi tutti, abbiamo anche l'insetticida da spruzzare. Raccogliamo le rose di Natale. Raccogliamo le bocche di leone, i tulipani, le rose. Raccogliamo solo i fiori, perché possono servirmi per le composizioni. Mentre tutta quest'altra roba la vendiamo. Abbiamo anche la super vendita, che credo abbiamo sbloccato con un qualche livello di giardinaggio, o forse con la carriera. Sono più propensa a pensare al giardinaggio, eh. Super vendita, andiamo a vendere anche queste cose qua. Intanto i ragazzi stanno andando a scuola da bravi pampini. Chi più chi meno. E proviamo ad accendere i robottini, vediamo se ci fanno scherzi oppure se fanno i bravi. Devo accendere quelli al piano di sotto prima, vabbè, non importa. Vediamo. Sì, vedete che adesso funzionano? Devono aver risolto il bug. L'avevamo già visto nella Knott's Berry Challenge che funzionavano, però... Sì, insomma, non si sa mai, quindi ho preferito fare un controllino. Allora. E adesso facciamo mangiare anche lei, poveretta, perché insomma, cioè chi sono io, la figlia della serva, come si suol dire. E quindi colazione, buttiamo via il cibo avariato. Non so se loro mi tirino su anche sta roba, non lo so, nel dubbio io la vendo.
Qualcuno non ha mangiato. Le porzioni sono 8. Noi siamo in 8. Non lo so, è un problema di chi non ha mangiato, non un problema mio. E qua di sopra, ok, no, non sono ancora tornati a casa, ma ci siamo, ok. Dobbiamo solo ricordarci di svuotarci il serbatoio ogni tanto, almeno finché non lo aggiorniamo e magari lo potenziamo. Allora, noi raccogliamo anche questi fiori qua, perché sono comunque fiori in più. E creiamo una composizione. Puntiamo sempre su quelle che a noi non costano niente, ma che ci farebbero fruttare un bel po' di soldi. Anche se sono sempre quelle. E vediamo di aumentare sta benedetta composizione a livello 6. Sì, sì, arrivare a livello 6. Bisogna anche cominciare a pensare al principe azzurro di Ella. Chi sarà? Dove si conosceranno? Ma quello chi se ne frega? Chi sarà soprattutto? Ok, questa l'abbiamo finita. Profuma con, guardate che c'è. Ah no, adesso lo possiamo profumare. E lo vendiamo a 518. Say what now? Costano molto di più. Ah, scusate, ho sbagliato a pigiare. Bella sta cosa del profumare. Bello, bello. Mi piace. Questo è quello che abbiamo appena fatto. Ah, ci manca la dahlia, quindi comunque la paghiamo. Vabbè, però ne ho viste altre gratuite. Rouge romantico l'abbiamo appena fatto. Ma sapete che vi dico, chi se ne frega, nel senso, alla fine poi lo vendiamo, quindi... Però mi fa fruttare una cifra che, insomma, non è indifferente. Oltre ad alzarmi il livello di composizione floreale... Che, insomma, non mi dispiace poi così tanto, ecco. Mettiamola così. Ok, allora i nostri ragazzi sono tornati da scuola. Io metterei subito sotto Ella a cucinare. Più che altro per fare scorta. In modo che, bene o male, non rimaniamo mai senza roba da mangiare. O comunque, rimaniamo meno. Teoria qua, poi ci siamo anche quasi. Profuma. Ah, con la rosa. Così, boom, 518 simoleon. Va, che facile. Magari fosse così facile. Cavolo, per una composizione floreale, 500 passa simoleon. Minghia, dovrei farlo proprio di lavoro. Meringa primaverile, dai. Ah, sta cucinando anche lui. Ah, si è rotto il frigo. Molto bene, direi. E no, questo lo veniamo a riparare. Io dovrei far ottenere 10 a scuola ai miei figli, ma non ce la sto facendo, a quanto pare. Vabbè, che vi devo dire? In un qualche momento della loro vita i figli hanno ottenuto 10 a scuola. Diciamo che abbiamo avuto altre priorità, come si suol dire, no? Allora, lei è a disagissimo con tutto sto disastro. Se la gente la smettesse di aprire il frigorifero, io potrei anche ripararlo, grazie. Posso? Mi è concesso? Grazie, mi è concesso. Che bello. Ok, ripariamo anche questo. Dai, vieni.
butta via, asciuga. L'aspirazione cosa ci dice di fare? Ah, distruggere 3 batuffoli di polvere, distruggere 5 con l'aspirapolvere. Niente, dobbiamo aspettare un attimino che arrivi la polvere per poterla poi distruggere. È il compleanno di qualcuno. Di chi è il compleanno? Non mio. Tuo, forse? Papà? Senti, ora che qui ho sostanzialmente finito di fare ciò che volevo, ti piacerebbe se facessi una pausa? Com'è andata la tua giornata? Matteo mi ha fatto un regalo. Cosa mi ha regalato? Un palloncino antisollevamento. Ma che regalo è? Ma che regalo è? Ma tu non sai come si fa a soddisfare, a compiacere una donna. Oh signore, qua Ella ha rapporto. Io poi devo far studiare anche i fratelli. C'è chi poi va a letto come le galline, chi invece resiste un po' di più. Oh, ti spezzo le gambine, eh. Ti ho detto di fare i compiti. Comunque. Dai. Mi sta prendendo come cumuli di polvere o elementi sporchi. Ah beh, sì, giustamente sono qua, vernice. Ma a me non lo dà pulito però. Forse perché erano due strati? Beh sì, mi pare che lui stesse giocando in cima a della vernice che già c'era. Chi ha perso i compiti? Mamma mia! Dai, che ce la puoi fare. Il problema è che sono troppi sti figli. Ora che li controlli tutti. Ma che non viene pulito? Vabbè che potevo farlo altre due volte, almeno me lo conteggiava come... come sporco pulito. Vabbè, tu non ce la puoi fare. Vabbè. Avrai altre qualità, cosa vuoi che ti dica? A dormire. A dormire anche tu. E vai a dormire anche tu. Tutti a nanna. Fuori dai piedi perché ho bisogno di tregua. Ok. Manda a casa. È tardi. Ti sembra il momento. Dai, vieni a lavarti. E poi andiamo a dormire. Devo far andare anche la lavatrice poi, fra parentesi. Ok, Ella ha rapporto. Vieni. Buttiamo su anche sta roba. Volevo farti fare i compiti anche se era il tuo ultimo giorno di scuola, giusto per... Sì, insomma. Ok, abbiamo capito che le scale buggano. Allora, noi abbiamo fatto il minestrone, che vabbè, mangiato di prima mattina magari non è il non plus ultra, ma insomma,
Pur sempre meglio di niente, no? Meglio il minestrone che stare con la pancia vuota. Bella, brava. Stai crescendo, Ella. Sei quasi vecchia. Quasi. Ah, gli ha ciavato l'ultima porzione. Paolino, per te niente. No, dai. Ci sono degli avanzi che puoi mangiare anche tu. Degli avanzi, boh, di un panino mezzo smangiucchiato. O qualcosa di simile, non lo so. Ok, stanno andando a scuola tutti. Direi che noi facciamo una super vendita della Madonna. Adesso poi non ci servono neanche i fiori. Ah, innaffia tutto. Non ci servono neanche perché li abbiamo già raccolti ieri, quindi in realtà ci bastano quelli che abbiamo raccolto ieri, teoricamente. Quindi guadagniamo qualcosetta anche dai fiori, dai. Così almeno. Chi che è? No, non mi va un appuntamento. Sarà il padre dei miei 7 figli, ma non so chi tu sia. Proprio una coerenza. Una coerenza. E super vendita anche qua. E abbiamo fatto i nostri dindini. Oggi è un altro giorno di ferie. Ah, mannaggia! In che senso sta cosa? Scusatemi, si è buggata Bianca? Non può essere il suo compleanno. Già anziana? Cioè no, scusatemi, ma... Non ho capito il gioco. Cioè... Vita normale. Caspita! Ecco perché parlava di compleanno. Non ci credo. Dai, è diventata anziana l'altro giorno. Anziana, adulta l'altro giorno. Come fa a essere già vecchia in cancaria? Non l'ho capita. vabbè. Allora, quasi quasi. Potremmo fare un doppio compleanno. Che adesso organizziamo. Anzi, da qua. O il tempo passa più in fretta di quello che io vorrei ammettere. Il che può anche essere. Boh. Allora, le festeggiate. No, mi fa fare solo lei. Forse devo aspettare che mia figlia torni a casa. Perché effettivamente lei è a scuola. Vabbè, allora aspettiamo un secondo ad organizzarla. E intanto magari facciamo le torte. Facciamo una torta invernale sicuramente, visto che è inverno. E l'altra facciamo la torta al matcha, cos'era quella roba lì. Casa è pulita. Fra poche ore sarà ora di ripulirla di nuovo, molto probabilmente. Però mi sembra che abbiano sistemato non solo gli aspirapolveri, ma anche proprio la produzione della polvere. Cioè mi sembra, ad occhio così, su due piedi, che si produca con meno frequenza rispetto a prima dell'aggiornamento. Fatemi sapere se anche voi avete riscontrato questa cosa qua o se è stata solo una mia impressione. Ok. E qua ci mettiamo le altre candeline. Va bene, allora, puliamo noi, visto che non c'è a casa nessuno, dobbiamo organizzare la festa subito dopo. Riponiamo questa roba qua. Cioè, siamo in una casa di 50.000 persone e soffriamo la solitudine, incredibile.
Tabona, va su. Dai, non rendere le cose più difficili di quanto non siano. E organizziamo la festa, ci riproviamo. Oh sì, semplicemente era perché Ella era fuori casa. Allora, sì, conosciamo solo Starania oltre le quattro persone del nostro circolo familiare. Ad ogni modo, vabbè. Allora, la organizziamo a partire dalle 16. Sono le 3:20 adesso, quindi ci sta. Neanche tenuto conto però che io ho tutti i figli tornati a casa da scuola e magari dovevo... Ma ti decidi dove vuoi lavarti? Che sei la festeggiata e sei onta da morire! Dai! Ma questo qua è di un ontume pazzesco, sto figlio però! Diego è sempre sporco! Sempre, ogni caspita di volta, incredibile! Non ti fai schifo? Questo chi è? Ah, il padre. Ed è preso così. Ella è arrivata al 10, proprio last minute. Siccome tutti i figli devono o completare l'aspirazione o ottenere 10 a scuola, lei ha ottenuto 10 proprio mezzo secondo prima di soffiare le candeline. Va bene. Allora, soffiamo sulle candeline con Bianca intanto. Non lo so, la voglio vedere anziana, non lo so, mi fa strano. Bianca è diventata anziana, cioè io non me ne capacito, raga, ve lo giuro. Ditemi anche voi se vi ricordate che era ieri o se me lo sono sognata io. Faccio passare subito anche Ella, per il semplice fatto che è esausta. E non passa di età. No! Mi hanno rotto la torta! Adolescente, è ancora adolescente. Ce la faremo? Però tua madre di qua ce l'ha fatta. Che sia perché sei esausta e quindi non passi di età. Scusate ragazzi, questa me la dovete concedere. Trucca un bisogno, rendi felice. Questa me la dovete concedere perché voglio levarmi un dubbio. Se è perché magari è troppo stanca che non passa di età o se è proprio buggata. Non si è capito. Allora, Ella, come altro tratto che ci è stato dato dalla challenge, è buon gustaia. Quindi abbiamo ordinata, che ce lo dice la challenge, pessimista, che l'ho messo io, e buon gustaia come ultimo tratto che ci viene sempre detto dalla challenge. Come avete visto, ha anche ottenuto la responsabilità e le buone maniere, quindi direi muy bien. E adesso si tratta di capire cosa far fare alla nostra Ella, nel senso che le facciamo intraprendere una carriera oppure no? Bisogna un attimo raccapezzarci e capire cosa fare. Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa pensate. Allora, i prossimi compleanni cosa sono? Paolino, e poi slittiamo la settimana prossima, va bene. Dai, l'unica volta che potete mangiare la torta e non la mangiate neanche? Cioè, questo si era addormentato nella sedia, come fanno i vecchietti ubriaconi. Incredibile. Ma che strano fa, ragazzi. Ce la posso fare? Non ce la posso fare. Questo cavallino? Abbandonato a se stesso? Che poi non capisco perché è vestito così, sto qua. Cioè...
Cambiati, papà, per favore. Galpa Fateb, Benopa Campe, Campe Tibanu. Dovrei invecchiare anche lui. Ah, forse è questo l'abito da festa. Ma mi ricordo che ci ho messo le mani io. Ma sto qua. E dov'è? Quotidiano. Giardinaggio verde, sì che siamo conformi. Abbiamo il giardino verticale, guarda quante piante. Che solo io faccio anidride carbonica per tutto il vicinato. Sì, faccio anidride carbonica soprattutto. La spiro, come si dice? Solo io faccio il fabbisogno per tutte le piante del vicinato. Che succede? Vabbè. Fondamentale. Allora, vieni a sistemare qua giù, per favore. Alissa, io ho bisogno di un favore. Se mi combini un pasticcio, te lo concedo. Possibilmente, magari non un pisolino. E mi sembra che me lo stia facendo fuori. Vabbè, ma qua potrebbe anche tornarmi utile. Ok, grazie. Grazie, ho detto va bene. Thank you for your service, come gli americani militari. Questo perché volevo passare l'aspirapolvere e pulirlo per l'aspirazione. Aspirazione intendo questa, non l'azione che sta avvenendo adesso. Ok, sto giro però me l'ha aspirata tutta. Morale della favola, ci serve un'altra roba da pulire. Non so se questa possa tornare a entrare in questa... No, non credo. Qui nessuno ha fatto il balengo. Qua abbiamo abbandonato la composizione a se stessa. Dopo la andiamo a profumare e la vendiamo. Allora, Ella, tu adesso hai tutto il tempo del mondo, letteralmente. Quindi potremo anche... grilli al popcorn. Una prelibatezza squisita. Lo profumiamo col tulipano. Dopo lo vendiamo. Eccolo qua. E questo no, non lo riesco a pulire con l'aspirapolvere, quindi lo faccio asciugare a lei, tanto per farle fare qualcosa. Ok. Ella, bravissima. Ora pian pianino svegliamo anche tutti i fratelli. Cosa sta facendo lei in piedi lì? Ah, giusto, è vero, doveva fare la pipì. Ah, sì, però l'aspirapolvere non me l'aveva preso, quindi... Distruggi 3 batuffoli di polvere mostriciatoli dell'uridume con l'aspirapolvere. Niente, qua dobbiamo aspettare che si riformi la polvere. Prossimo giro. Vedete? Cioè, sono tipo un giorno o due che non si forma. È già più bilanciata la situazione, no? Prima era ogni 3 secondi, era pazzesco.
da diventarci matti e perderci il sonno. Allora. Livello 9 di giardinaggio. Però. Vieni. Vieni. E anche tu stai arrivando, ok. Dove vai? Ah, giustamente. Una pozza d'acqua che va assolutamente asciugata. Vendiamo anche i fiori. Promossa! Organizzatrice floreale. Boccioli di stella abbiamo ricevuto. Guardate quanti cosi dobbiamo aprire, quanti semi. Adesso li apriamo anche. Cosa sono? Bella questa. Molto bella. La mettiamo qua vicino al divano. Cosa dite? Tipo, sì, così. Ah, eccolo qua, i palloncini antisollevamento che ci aveva regalato. Però li vendo perché non me ne faccio niente. Ok, allora. Apriamo questi bei pacchetti che abbiamo. Cioè abbiamo tre piante. La mora. Noi dove cavolo abbiamo la frutta? Vite, ce l'abbiamo qua. Allora vai. Piante primaverili. La campanula. Qua abbiamo tutti i fiori. E intanto potremo anche fargliele. Ah, fa troppo freddo! Beh, questo me lo fa piantare. Scherzavo, non me lo fa piantare. Niente, devo tenermi i semi, raga. Pomodoro. Sto ignorando mio figlio che sta facendo Satana. Niente, è sempre troppo freddo. Allora, teniamo questi che ci mancano. E appena fa un po' più caldo magari li piantiamo. Io intanto vendo il resto che ho già. Allora, lei sto giro la mandiamo a lavorare, dai, per una volta. Per una volta direi che ci sta. Anche perché abbiamo a casa Ella. Quindi. Ma adesso Ella ha il suo da fare, sì. Vieni a ripulire, abbiamo tutta la casa da pulire. Allora, frughiamo nelle tasche prima di... Compleanno di Paolino. A lavare. Forse sarebbe il caso che almeno Diego facesse domanda per l'università e le borse di studio. Facemo i mestieri, come diria i vecchi. Facemo i mestieri. Mettemo, spazzemo, riparemo. Questo.
questi li porto giù io. Pulisci. Volevo farle pulire anche qua dietro. Madonna, è un freddo glaciale da quello che vedo. Andiamo a svuotare la lavatrice, aspettiamo che tornino a casa e dopo ci salutiamo. Paolino lo festeggiamo nel prossimo episodio. Direi che per un episodio abbiamo avuto abbastanza compleanni. Soprattutto uno dei due totalmente inaspettato. Allora, e niente, qua siamo bloccati, nel senso dobbiamo aspettare. Ah, svuotiamo anche qua queste due. Ok. E va bene ragazzi, dai, sono le 15, ora tornano. Nel prossimo episodio festeggiamo Paolino che diventa adolescente e faremo fare la domanda all'università anche a Diego. Facciamo tutte le borse di studio, le chiediamo tutte in modo che qualcuna riusciamo ad ottenerla. E fatemi sapere nei commenti che cosa potrebbe fare Ella di lavoro se la facciamo lavorare, altrimenti potrebbe fare la casalinga full time e successivamente la mamma a tempo pieno. Volendo potrebbe magari dedicarsi a dei lavoretti quali appunto, non so, lavorare a maglia piuttosto che altri hobby che magari potrebbero fruttarle qualcosina. Fatemi sapere nei commenti. Io per questo episodio vi lascio qua, lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!